Atugbe me mado me de Oyawa ye no yi me jawa gbe bi mando do he to he Yawe iru jia hi Atugbe me mado me de kwe kwe yawa ye no ji. Diamo l'avvio a questa seconda giornata di lavoro del nostro seminario. Direi che siamo un po' al cuore centrale, dove dobbiamo insieme poter elaborare i tanti spunti che sono già emersi lunedì e incamminarci a stringere un po' di idee, di proposte, di punti, con i quali poi venerdì mattina ci confronteremo ancora insieme ad Alberto e a Moissà per tirare un po' di conclusioni, se sarà possibile fare delle conclusioni o comunque una sintesi complessiva di questo nostro incontro. La giornata di oggi la struttureremo un po' in questo modo. Riprendiamo adesso la discussione sulla base dei punti che abbiamo raccolto lunedì sera al termine dei lavori, quindi quei 10-11 punti che sono stati sottolineati da alcuni di voi, dando la parola a Pasquale e a Serge per riprendere e approfondire alcune delle questioni che erano appunto state sottolineate. Alle 11 faremo la pausa. Nella seconda parte della mattinata cerchiamo invece di sintetizzare insieme tre o quattro ambiti sui quali focalizzare nel pomeriggio tre gruppi di lavoro. Tre o quattro, adesso vediamo quanti ne vengano fuori, per approfondire insieme alcune piste che non saranno probabilmente ricette, non saranno nulla di definito, ma inizieranno a mettere dei punti deboli, forti, delle indicazioni, delle idee insieme sui quali appunto confrontarci poi venerdì mattina tutti insieme. I lavori di gruppo li faremo dalle 3 alle 5. Alle 5 la pausa, dopo la pausa porteremo qui in plenaria tutti insieme i risultati dei gruppi e ci confrontiamo sui risultati dei gruppi. Questa è un po' la strutturazione della giornata di oggi. Riprendiamo quindi la discussione, i lavori, sulle domande focalizzate lunedì sera. Io ne cito solo alcune, giusto per ricordarle, ma sicuramente sia Pasquale che Serge hanno preso appunti, oltre che a Valeria. E tra le varie cose veniva chiesto di approfondire il concetto di misurazione, che sicuramente non è un concetto facile, ma è anche un punto importante sul quale dare alcuni elementi, credo. Altra questione importante, mi sembra che era stata evidenziata, è un approfondimento, questo mi pare più rivolto a Serge, un approfondimento sul ruolo della tecnica per dare soluzione ai problemi. Qual è il rapporto tra tecnica e soluzione dei problemi? Ancora, e qui potrebbero già esserci anche spunti per identificare i lavori di gruppo, si chiedeva di approfondire il ruolo della politica nei vari ambiti, delle istituzioni, della società civile, a livello di ONG, a livello di Nord, forse questo aspetto del Nord è stato poco affrontato ancora, le nostre responsabilità, il nostro peso della nostra società rispetto alla ricaduta che c'è al sud, eccetera, ma a sua volta anche il ruolo a livello di società e di realtà del sud. Altro punto che mi era notato è
l'approfondimento del punto d'incontro dei valori tra le diverse culture, l'approfondimento del rapporto che c'è tra le garanzie sociali che vengono date rispetto ai valori che sono propri delle società locali, delle realtà locali. Un ultimo punto che credo importante, interessante, oltre agli altri che sicuramente saranno ripresi, c'erano diverse questioni anche legate ad approfondimenti più collaterali o complementari rispetto, per esempio, al ruolo dei media, alla televisione, come è possibile coinvolgerli di più, eccetera, il ruolo stesso della cooperazione, dell'ONG, eccetera. Possiamo anche riprendere in spazio dibattiti anche in altri momenti. Un ultimo punto, dicevo, che credo importante è quello della possibilità, cioè se esiste una possibilità effettivamente di arrivare ad un rapporto paritario tra le componenti. Queste sono le cose che i punti, credo, principali sui quali darei la parola a Pasquale e poi a Serge, pregandoli di non essere troppo lunghi nell'esposizione, proprio per arricchire con una partecipazione e approfondimenti puntuali le varie parti. Per alternare un po', visto che normalmente iniziavamo dalla destra, iniziamo dalla sinistra, quindi passiamo la parola a Pasquale. Io rispondo alle questioni sollevate un po' nell'ordine in cui sono state poste, quindi non un ordine di importanza. Cerco di dare un accenno di risposta per non parlare troppo a lungo, seguendo le indicazioni di Guido. Allora, partirei dalla questione che ha posto Donata. Visto che siete ancora freschi e non stanchi, possiamo affrontare la questione più noiosa di tutte, e cioè la questione della misurazione. È una questione oggettivamente un po' noiosa, qualcuno sembra anche inutile e accademica. In realtà io, forse è vero quello che ha detto anche Serge, cioè che gli economisti come me si sentono persi quando non hanno più punti di riferimento misurabili. Potrebbe anche essere, diciamo, un vizio culturale che mi porterò dietro come economista. Però, diciamo, credo, nonostante tutto, che chiunque a tutti i livelli, cioè nel governo, noi che facciamo ricerca, oppure anche le organizzazioni che lavorano sul campo, devono confrontarsi con questo problema. Per esempio, molto spesso una cosa che noi abbiamo visto studiando proprio i progetti di sviluppo, che si chiamano ancora così, è che molto spesso io andavo a chiedere per valutare l'operato, i risultati, no? Il progetto è stato efficace oppure non è stato efficace? E molto spesso, se non passo per una misurazione, è difficile capire se gli sforzi compiuti, l'impostazione del progetto, le risorse impiegate, finanziarie e umane, hanno avuto risultati migliori o peggiori rispetto anche alla situazione di partenza. Questo vale anche per il governo, insomma, per sapere se un governo ha lavorato bene oppure no. Questo serve per capire anche se ci sta un deterioramento della situazione oppure no. Quindi la misurazione, con tutti i limiti e le difficoltà che ha, serve sostanzialmente a fare i progetti e le politiche. Si possono fare anche i progetti e le politiche senza misurare nulla, accontentandoci del qualitativo e del soggettivo, però secondo me questo rende più difficile discutere. Io vedo come la misurazione come un supporto alle decisioni. Soltanto questo, cioè io devo decidere se funziona meglio una politica piuttosto che un'altra,
se un progetto ha dato risultati migliori piuttosto che un altro, e per fare un confronto qualche numero mi è utile. Io non ho, diciamo, non adoro i numeri, non uso i numeri come feticcio, per cui li uso sempre con le molle. Se uno usa i numeri, gli indicatori, con molta parsimonia e senza, diciamo, attaccare significati fortissimi, ma utilizzandoli come informazione su cui discutere, secondo me avere dei numeri di riferimento è molto utile. Anche perché con i numeri si può misurare anche la qualità, per esempio la qualità della vita. Quando io voglio sapere se il villaggio di ieri, io faccio un progetto in quel villaggio sui bambini, e poi voglio sapere se la situazione è migliorata o peggiorata, io prenderò delle misure prima e delle misure dopo e poi verifico se effettivamente la situazione sta migliorando oppure no e mi interrogo su quello che sta succedendo. Quindi è uno spunto per discutere sostanzialmente ed è meglio che un'impressione personale, anche perché sulle impressioni personali non si costruisce nulla. Quindi la misurazione è un problema serio. Naturalmente la cosa importante da dire sulla misurazione è che la misurazione è il riflesso degli obiettivi che ho in testa. Per tanto tempo l'obiettivo è stato l'aumento della ricchezza, come quantità di beni e servizi e quindi l'aumento del PIL, l'aumento del reddito. Molte misurazioni sono fatte in termini di reddito, tutti gli indicatori più importanti di sviluppo di crescita sono sempre stati fatti in proporzione al reddito. Quindi naturalmente quello riflette una certa impostazione. Se vogliamo cambiare la cooperazione, se vogliamo cambiare il modo di rapportarci rispetto alle popolazioni di questi paesi, la prima cosa da fare quindi è cambiare l'approccio e cambiare il modo in cui si misurano i problemi. Si misurano i problemi, si misurano i risultati. Per quanto riguarda, per esempio, problemi come quelli che abbiamo visto ieri, abbiamo già a disposizione molte informazioni che ci danno una misura utile della qualità della vita dei gruppi di persone. È possibile farlo sia a livello di nazioni che a livello di villaggi che a livello anche internazionale. Abbiamo molti indicatori che però sono poco conosciuti o sono poco utilizzati. Io ho fatto un esempio soltanto l'altra volta, che è quello della speranza di vita. È un indicatore, secondo me, importantissimo, ma di cui non si discute mai. Io non l'ho mai visto citato come il PIL, nel senso che viene utilizzato pochissimo dagli esperti, ma non è che se ne parla in televisione o sui giornali. Però, per esempio, quello con tutti i limiti che c'ha molti limiti, però mi dice molto meglio del reddito che tipo di vita si può fare in quel contesto. E quanto la vita è lunga è sicuramente importante. Indicatori come quelli ce ne sono molti. Non c'è che l'imbarazzo della scelta. E non c'è neanche, anche lì non c'è una lista predefinita. Io dico sempre che bisogna lavorare con i dati a disposizione. Quando facciamo le ricerche sul campo, noi lavoriamo con i dati disponibili. È inutile cercare a tutti i costi alcuni indicatori piuttosto che altri, no? Però è chiaro che molto dipende dagli obiettivi che sto cercando di perseguire. Se per esempio nella situazione di ieri io avessi l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita dei bambini, cosa che mi sembra abbastanza urgente dal mio punto di vista occidentale assolutista, io andrei subito a fare delle misurazioni sul loro stato di salute. È possibile pensare a una serie di indicatori sul loro stato di salute e utilizzerei quelli come benchmark, si dice, cioè come punto di riferimento per valutare l'intervento, sia per pianificarlo, sia per misurarne gli effetti poi dopo. Ci sono molti indicatori che sono disponibili su questo.
la mortalità infantile sotto i 5 anni, lo stato nutrizionale, vi ho detto ci sono per esempio la percentuale di bambini sottopeso, un indicatore che si usa, essere sottopeso rispetto all'età o rispetto all'altezza significa avere una nutrizione insufficiente e inadeguata. Queste due misure per esempio, la mortalità e essere sottopeso, sono molto utilizzate e molto disponibili per sapere se il Benen sta meglio o sta peggio da un anno all'altro. Questi due indicatori per esempio sono molto meglio di qualsiasi altro indicatore di reddito, di esportazioni o di bilancio dei pagamenti o di inflazione, cioè quelli che si usano normalmente. Io andrei a vedere per esempio se la mortalità infantile in Benen è aumentata o diminuita e poi mi sentirei di dire che la situazione è migliorata o peggiorata. Lo stesso lo direi con il numero di bambini sottopeso. Ci sono altri indicatori di questo tipo, non voglio fare qua un elenco, però ci sono disponibili, ce ne sono tanti, e questo voglio dire non è un problema soltanto nazionale, ma anche quando io intervengo in un villaggio posso fare queste misurazioni molto facilmente e addirittura la posso fare più facilmente che andare a misurare il reddito. È chiaro che ieri per esempio nel villaggio si vedeva chiaramente che c'era un problema anche proprio di soldi disponibili per la comunità. Però anche là, appunto, capovolgere l'ottica con cui noi vediamo questo tipo di problemi significa proprio non partire dal reddito. Cioè un economista la cosa avrebbe fatto? Un economista là avrebbe misurato quanto guadagnano quei capofamiglia e da quello avrebbe desunto qualche cosa. O avrebbe lavorato sulle entrate dei capofamiglia. Io invece, per esempio, e quindi avrebbe lavorato sugli strumenti piuttosto che sugli obiettivi. Io penso invece che il miglior punto di partenza sia sempre quello di misurare gli obiettivi, e cioè le condizioni di vita, come dicevo l'altra volta, e cioè in questo caso mi voglio concentrare per esempio sui bambini, ma è soltanto un esempio, potrei concentrarmi anche su altri aspetti, perché per andare a vedere effettivamente come l'eventuale, perché io potrei anche avere nel villaggio, supponiamo, un progetto che fa aumentare o diminuire il reddito, ma il fatto che il reddito nel villaggio sia aumentato o diminuito, dal mio punto di vista non dice nulla. Io vado a misurare il miglioramento delle condizioni di vita se quel reddito si trasforma in migliore salute dei bambini. Se il reddito aumenta e lo spendono per fare un altro palazzo reale, se il reddito aumenta e lo spendono per comprare bottiglie di vino, se il reddito aumenta e lo spendono per mangiare di più i maschi adulti nel villaggio, e gli indicatori dei bambini, per esempio, il sottopeso e la mortalità non migliorano o migliorano pochissimo rispetto all'aumento del reddito che c'è stato, è chiaro che per me non c'è stato progresso diciamo, degli indicatori sociali all'interno del villaggio e quindi io posso dare un giudizio negativo. Quindi vedete, questo anche in piccolo mi dice che un aumento del reddito, se viene speso male, non mi dà nessuna informazione effettiva sulle condizioni di vita. Le condizioni di vita devono essere il punto di partenza e il punto di arrivo degli interventi. Il punto di partenza, perché io dico, misuriamo, valutiamo le anche qualitativamente, no? Potrei anche dire gli mancano le vitamine, è una cosa qualitativa quella, però devo prima misurare le condizioni di vita in qualche modo, valutarle anche qualitativamente, io posso aggiungere informazioni anche qualitative, cioè ai bambini manca la vitamina B, questa è qualitativa per esempio, oppure i bambini non vanno a scuola, questa è qualitativa. Allora potrei anche quindi avere un mix di informazioni qualitative e informazioni quantitative, niente me lo vieta. Questo, fammi finire, questo se, dal mio punto di vista deve essere il punto di partenza e il punto di arrivo. Naturalmente poi gli strumenti che posso utilizzare per ottenere questo risultato, miglioramento delle condizioni di vita dei bambini, devo scoprire quali sono i più efficaci in quel contesto, data quella cultura, data la terra disponibile, data la posizione geografica, la distanza dalla città, le occasioni di lavoro, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che dal mio punto di vista io metto al primo, come dire, il cambiamento nel modo di lavorare delle organizzazioni che si occupano di questi problemi deve essere, e ve l'ho detto in pratica rispetto alle cose teoriche di cui parlammo la prima sera, deve essere quello di spostare l'accento su
obiettivi concreti, misurabili e che posso monitorare, che riguardano direttamente il tipo di vita che le persone conducono all'interno di una comunità. Questo si può fare anche in situazioni assolutamente piccole. Questo vale a livello nazionale, macroeconomico, quando parliamo del PIL, ma vale in piccolo in tutte le realtà in cui intervengo. Quando io interrogo un ONG e mi dice cosa hai fatto nel villaggio, ho distribuito tot medicine, stiamo misurando una cosa diversa. Perché forse i bambini distribuiscono le medicine. Quando parlo di condizioni di vita, io sto dicendo una cosa molto astratta. Dovrei approfondire il concetto di condizioni di vita, dovrei introdurre il concetto di funzionamenti e dovrei andare a parlare di indicatori che misurano i funzionamenti. Va bene? Ti faccio un esempio. Essere in buona salute è un funzionamento ed è una componente delle condizioni di vita. Come si misura essere in buona salute? Esiste un funzionamento che è essere in buona salute e diversi indicatori che possono misurare essere in buona salute. Li posso utilizzare in alternativa. Quanti più ne ho, meglio è. Per esempio, per i bambini in quel villaggio mi accontenterei anche qua in un'ottica parsimoniosa di rilevazione delle informazioni, per non disturbare anche troppo il contesto in cui intervengo, di un paio, tipo quei due che ti ho detto. Ci può essere un altro aspetto della vita importante, che invece di essere in buona salute, un altro funzionamento potrebbe essere avere accesso alla conoscenza. Perché la conoscenza, come la salute, mi permette di vivere in condizioni migliori. Allora, la conoscenza si può misurare in tanti modi, anche qua. Per esempio, potrei andare a misurare quante persone sanno leggere e scrivere. Oppure un altro indicatore, te ne piglio sempre un paio per essere molto parsimonioso, un altro indicatore potrebbe essere quanti bambini vanno a scuola. Perché quello di prima riguarda gli adulti, scusa, non te l'ho detto. Potrei misurare per gli adulti il primo e per i bambini il secondo. Perché per i bambini il primo non ha senso. E per gli adulti il secondo non ha senso. D'accordo? Poi potrei metterti anche un terzo indicatore, un terzo funzionamento. Superiamo, invece di 10 te ne dico 3. Un terzo indicatore potrebbe essere invece relativo a, per esempio, la questione della fame, che è legato a quello della salute. Però là mi sono concentrato sulla salute dei bambini, una cosa molto specifica. Invece per la fame un altro funzionamento importante è essere adeguatamente nutriti, che fa l'altra cosa, è propedeutico ad essere in buona salute, quindi sono anche collegati fra di loro alcuni aspetti. Essere adeguatamente nutriti, uno può dire certo tu sei occidentale ma ognuno nel suo paese mangia in modo diverso, sì ma io sto parlando di standard del tipo che se una persona non ha almeno tot vitamine e proteine si ammala a qualsiasi latitudine, quindi ci sono anche qua degli aspetti relativi, quale cibo uso, l'igname, che è relativo al contesto, e degli aspetti assoluti che sono le vitamine, ne hanno bisogno tutti gli esseri umani. Quindi ci sta una componente assoluta nella mia visione e una componente relativa. Io salvo sia la componente relativa delle differenze culturali, sia la componente assoluta che riguarda le vitamine. Senza certe vitamine tutti si ammalano e muoiono. Senza vitamina C c'è una malattia precisa che ci si prende. Allora, per esempio, per quanto riguarda la nutrizione, i nutrizionisti ci dicono che ci stanno degli standard minimi. Al di sotto di questi standard nutrizionali minimi, la gente si ammala e nel lungo periodo muore. Quindi io posso anche essere malnutrito per molto tempo e poi, oppure vivo di meno. La conseguenza, io voglio dire, una persona malnutrita muore a 40 anni e non a 60 anni. Perché queste carenze, fra le altre cose, una cosa interessante da sapere è che molto spesso in questi paesi le persone ci sembrano un po' lente, no? I ministri dicono abbiamo capito perché gli africani sono in queste condizioni di sottosviluppo. Sono lenti, professori, gli chiediamo una cosa, ci guardano, ce la dobbiamo ripetere 3 volte. Il problema, sapete qual è? Il problema è che se un bambino in quella età che abbiamo visto ieri è malnutrito, ha dei ritardi mentali. Questo è oggettivo, non è un fatto culturale, è un fatto proprio neurologico. Perché quando mancano le vitamine, se si sta sviluppando il cervello e mancano le vitamine,
purtroppo c'è un ritardo mentale, molto leggero, non è che sei deficiente, però diventi più lento. Allora, parliamo della fame, la nutrizione, anche là ci sono degli indicatori. Per esempio, la percentuale di alcuni alimenti nella dieta, alcuni gruppi di alimenti nella dieta, è un indicatore importante di malnutrizione. Per esempio, quante proteine ho nella dieta, oppure che varietà di perché quello che conta più che le calorie è la varietà di alcuni elementi nutritivi. Devo avere gruppi di alimenti diversi. Allora, potrei avere degli indicatori qua, tipo alcuni che usano i nutrizionisti, quante proteine in totale ho sulla dieta, oppure un altro indicatore che usano molto spesso in Africa per fare più presto è, per esempio, quante volte al giorno le persone hanno un pasto, e ti accorgi subito nei posti più poveri che le persone mangiano una volta al giorno soltanto, o una e mezzo. Vedi, ti ho detto tre aspetti della vita di una persona: la salute, l'alimentazione e l'istruzione. Te ne puoi dire altri 10? Ognuna corrisponde a un gruppo di indicatori. Te ne ho detti due, ma ce ne sono tanti. Quindi il rapporto fra obiettivo generale miglioramento e condizioni di vita, obiettivo specifico funzionamento, misurazione, c'è un rapporto di questo tipo qua. Potrebbe sembrare una visione tecnocratica se fosse codificata rigidamente, cioè se io facessi un manuale in cui dicessi alle persone nei villaggi devi necessariamente prendere questi funzionamenti e questi indicatori. Invece il mio approccio è molto flessibile e molto pragmatico, e cioè mi interessa le condizioni di vita, scegli qualcosa di basico che si può misurare, su cui si può lavorare concretamente da subito. Scegli gli indicatori più facilmente da rilevare, non importa quali, l'importante è che li fai in maniera rigorosa. Misura, intervieni, verifica.